Buonasera a tutti i telespettatori di Lente in Ingrandimento e buonasera al sindaco di Napoli Luigi De Magistris, collegato con noi da Palazzo San Giacomo. Salve, buonasera sindaco, ben trovato. Grazie, buonasera. Allora, sindaco, la campagna vaccinale anti-Covid ha avuto anche in campagna fortunatamente una vaccinazione. Lei sappiamo ha fatto la seconda dose. Come si sente? Com'è andata questa seconda dose? Sì, ho fatto domenica la seconda dose alla mostra Oltremare, un'ora e mezza di fila, ma tutto sommato ordinata. La prima non avevo avvertito, devo dire, quasi niente, se non un po' di mal di testa la giornata successiva. Questa seconda, devo dire, si è sentita di più, soprattutto nella giornata di ieri, dopo 24 ore, insomma, un po' più pesante. Io ho fatto Pfizer, però credo che sia assolutamente doveroso che tutti si vaccinino, perché l'effetto delle vaccinazioni si sta sentendo in positivo. I contagi hanno avuto una forte flessione a Napoli, in Campania, in Italia, negli ultimi 10 giorni. La pressione sugli ospedali sta diminuendo notevolmente, anche le temperature, nel senso che le persone più all'aperto ovviamente è un vantaggio rispetto all'infezione, quindi tutto sta andando nella direzione giusta, ma è necessario che le persone si vaccinino, che i vaccini arrivino, siano ben distribuiti, ci sia una buona organizzazione. E non accade come in questi giorni che persone che erano prenotate poi sono state chiamate poche ore prima perché ne erano finiti i vaccini. Ecco, questa assenza di continuità ovviamente rallenta sia il contrasto al virus, ma anche la ripresa più rapida dell'economia e di tutte le attività connesse. Calo di contagi, questo è sicuramente un dato positivo. La Campania potrebbe a breve diventare zona bianca. Già comunque dal 1º giugno riaprono altre attività come i ristoranti al chiuso, i bar al chiuso, le palestre. Quindi insomma un lento ritorno ad una normalità indispensabile per far ripartire l'economia della nostra città. Beh, sicuramente io continuo a ritenere che alcune misure si possano anche togliere prima, ad esempio il coprifuoco alle 23 con questo caldo che è arrivato, sinceramente non lo comprendo e non lo condivido, perché anzi, secondo me, distribuire le persone maggiormente su una fascia oraria più larga aiuta. Quindi io mi auguro che se questo è il trend, fermo restando ovviamente il rispetto delle regole, le cautele, le prescrizioni, la mascherina, si può anche più rapidamente allentare alcune misure. E mi auguro davvero che, insomma, per luglio, ma mi auguro dal 1º luglio, non più tardi, sicuramente ci sia la possibilità di eliminare l'obbligo delle mascherine all'aperto, perché insomma credo che ormai questa è una misura che a luglio si può anche togliere, soprattutto se le vaccinazioni continuano ad andare su un trend di circa 500.000 al giorno in Italia. Penso che quello è un altro obiettivo che è necessario, soprattutto per la ripresa del turismo, delle attività culturali, le attività sportive, le attività sociali. Ovviamente anche tutte le attività economiche, che non è solo la ristorazione, ma la ristorazione sicuramente è uno dei punti di forza necessari per far riprendere l'economia del nostro paese. Certo, a proposito delle mascherine, il governatore della Campania Vincenzo De Luca oggi ha detto massimo rigore anche per quanto riguarda l'utilizzo delle mascherine, perché non bisogna commettere passi falsi. No, ma siamo su questo tema, in questo momento siamo d'accordo, cioè adesso bisogna stare molto attenti. Io infatti non a caso ho parlato che se le cose vanno come stanno andando, il 1º luglio mi sembra una data che possa vedere molti d'accordo. Mi sembra che lo stessi vertici del Comitato Tecnico Scientifico e dell'Istituto Superiore di Sanità hanno ipotizzato il mese di luglio come il mese in cui si possa raggiungere questo obiettivo. Io penso il 1º luglio è sicuramente un obiettivo raggiungibile da questo punto di vista. Cominciamo però a poter vivere in maniera più tranquilla all'aperto. Ecco perché il coprifuoco alle 23 in una città come Napoli lo vedo privo di senso in questo momento.
Certo, tra l'altro non consente nemmeno ai ristoratori di poter fare un doppio turno evitando poi assembramenti, insomma se magari appunto lo si sposta perlomeno alle 24, insomma, o addirittura venga eliminato, consente anche ai ristoratori di fare un doppio turno con più tranquillità, evitando chiaramente quelle file che creano soltanto caos. Sindaco, che estate sarà in città? Voi l'anno scorso come amministrazione, nonostante il lockdown duro, siete riusciti ad organizzare una serie di eventi? E la città di Napoli è stata la prima a ripartire. In città arrivano comunque i primi turisti, questo è un buon segnale. L'amministrazione comunale, nonostante le difficoltà di cui poi parleremo, deve farsi trovare pronta. L'anno scorso, l'ha ricordato lei con correttezza, siamo stati più rapidi e più pronti a livello italiano. Quest'anno la città risponderà in maniera adeguata, risponderà l'amministrazione comunale in maniera adeguata, nonostante le difficoltà, risponderà la città, risponderemo tutti. Una grande città si deve mostrare unita in questi momenti, far prevalere l'interesse generale, mettere da parte le miserie anche politiche umane che pure esistono nella nostra città e dimostrare quanto Napoli è forte. Quindi questo è l'obiettivo mio personale da sindaco di Napoli, perché amo profondamente questa città e questa città merita un'estate all'altezza. Quindi noi faremo del nostro meglio nella convinzione che Napoli sarà protagonista in Italia e non solo in Italia nella ripartenza in questa fase così difficile della storia dell'umanità che stiamo vivendo. Certo, sempre garantendo la sicurezza di chi viene a Napoli, in città, e dei residenti della città. Tante le iniziative per garantire la sicurezza, tra queste mi piace ricordare quella della Croce Rossa, tamponi gratuiti alla stazione centrale per chi arriva e per chi, insomma, non può fare diversamente. È importante perché non bisogna assolutamente fare nessun passo indietro. Importante questa iniziativa, non solo da un punto di vista di sicurezza sanitaria, ma anche da un punto di vista democratico, se me lo consentite, perché sta passando un po' l'idea che per poter viaggiare, no, il Green Pass di cui si parla tanto, la necessità del tampone obbligatorio nelle 48 ore. Cioè io no, prima non vorrei che questo diventa uno strumento poi di discriminazione, perché il tampone privato ha un costo notevole, quindi io credo che sia importante su questo tema della pandemia provare a garantire un accesso uniforme e a tutti alla tutela del diritto alla salute proprio e degli altri, come nel caso del tampone. Quindi il tampone bisogna lavorare un po' come si lavora per i vaccini, cioè non possiamo consentire una discriminazione di censo, quindi di condizioni economiche, perché ciò sarebbe in contrasto col combinato disposto degli articoli 3 e 32 della Costituzione. 3 uguaglianza dei cittadini e 32 diritto alla salute. Certo, insomma, il diritto alla salute che è stato anche posto molto in discussione, questo articolo 32, perché insomma dovremmo essere liberi di scegliere anche come curare la nostra salute. Sindaco, tra l'altro, lei ha detto una cosa importante: i tamponi hanno un costo. Il tampone molecolare costa circa 50-60 euro, il tampone antigenico 25. Se viaggia una famiglia di 4 persone, viene da sé che il costo diventa assolutamente importante, perché lo si deve fare in arrivo e poi quando si arriva in città, ma anche quando si ritorna nella propria città. Quindi, insomma, comincia a essere pesante. Beh sì, questo è il tema del Green Pass, del viaggiare, è un tema interessante. Cioè, io credo che come insomma, idea, come proposta da parte dell'Unione Europea ha un suo valore, perché dà anche sicurezza alla ripresa delle attività, dà anche, come giusto che sia, una patente di maggiore accessibilità a chi è vaccinato, però attenzione che non diventi una discriminazione sotto un duplice profilo. Penso ai ragazzi e ai giovani, che poi sono quelli che più girano per turismo, e non vorrei che, siccome qua ci si preoccupa che addirittura alcune regioni si stanno preoccupando di vaccinare il turista che arriva, è tutto giusto, tutto corretto e tutto condivisibile. Però se non vacciniamo i nostri ragazzi, che poi sono la parte centrale della popolazione italiana, e a loro non gli consentiamo di girare. Ho capito, qualcuno sta ipotizzando che quest'estate
gli anziani, come dire, vaccinati o diciamo l'età media del nostro paese può girare, i ragazzi non stanno chiusi in casa. La cosa non mi convince tanto. Così come il tema dei tamponi, dove non può diventare una discriminazione. Una famiglia povera alla fine che fa? Non viaggia perché non si possono fare i tamponi. Quindi io credo se c'è ripresa, che sia ripresa per tutti. Certo, sindaco, tra l'altro. La gente si deve vaccinare perché credo sia, anche se non è obbligatorio, però diciamo da un punto di vista etico, proprio perché è una pandemia mondiale, è giusto che tutti si vaccinino con tutte le riserve che ognuno di noi può avere su un tema come questo, ma ci dobbiamo vaccinare e affidarci al parere unitario della comunità scientifica, però poi stare anche attenti a mettere in campo delle misure, ma attenzione a non discriminare troppo, perché soprattutto i ragazzi e i giovani hanno pagato un prezzo talmente alto in questi mesi che non vorrei che qualcuno pensi che a loro gli possiamo far pagare il prezzo dell'isolamento quest'estate. Io non, diciamo, sarei preoccupato se qualcuno pensi a una cosa di questo tipo. Tra l'altro, sindaco, sarebbe assolutamente assurda e anche secondo me giuridicamente non corretta, visto che molti ragazzi non saranno vaccinati non perché hanno scelto di non vaccinarsi, ma perché non è possibile vaccinarsi, non ci sono le dosi per vaccinare questi Esattamente. ragazzi. Di conseguenza non mi si può fare una regola che soltanto il vaccinato può andare al concerto e invece il non vaccinato perché non si è potuto vaccinare deve stare a casa, insomma, questo penso sia assurdo. Ma vede, l'anno scorso facemmo un errore come Europa, sicuramente, l'Italia, cioè quello che quando la situazione sembrava che stesse andando meglio, si è aperto a tutto. Se l'anno scorso si fosse concentrata una maggiore attenzione sulla Lombardia, dove c'era il focolaio più forte, e magari si faceva un turismo low cost, un turismo italiano, ci chiudevamo, tra virgolette, per qualche mese nella nostra bella Italia, probabilmente avremmo contenuto molto la seconda e la terza ondata. Adesso, secondo me, dobbiamo essere bravi in cui probabilmente, diciamo, alcune misure di controllo, di contenimento, di limitazione di accesso in alcuni casi possono essere anche comprensibili, ma non può essere generalizzato. Cioè, non possiamo pensare che in Italia il turismo quest'estate lo possono fare solo chi è stato vaccinato, perché questa è una cosa, credo, incostituzionale e credo anche profondamente ingiusta, perché andrebbe a colpire soprattutto i giovani. Andrebbe a colpire i giovani che poi sono quelli che più fanno viaggi, più fanno turismo e più rendono un paese vivo e vitale. Quindi anche qui probabilmente un po' più di attenzione da parte del governo a tenere sotto controllo la propaganda politica che alcuni dei presidenti di regione fanno sui vaccini. Perché di questi giorni si sente di tutto da parte di alcuni presidenti di regione che pensano, che ne so, di vaccinare i turisti stranieri e non vaccinano i giovani italiani. Per carità, se il governo italiano decide di prendere questa decisione, la prenda. Io non la condivido, ma la prenda. Ma non può decidere Zaia, Toti, De Luca, cioè non è una decisione che una regione fa in un modo e uno in un'altra, perché non funzionerà mai. Cioè noi per riprenderci da questa pandemia sanitaria e anche economica, dobbiamo essere quanto più uniformi è possibile, sia nei vaccini che devono più o meno viaggiare allo stesso modo in Italia e non con discriminazioni, e sia sui criteri con cui si vaccina e non avere appunto schizofrenie regionali come accade ormai da tanti mesi a questa parte. Certo, lasciamo la pagina, diciamo, legata alla epidemiologia della pandemia e parliamo dei conti del Comune di Napoli. Vogliamo, sindaco, sapere da lei in maniera chiara, e anche sintetica se può, quant'è il debito del Comune di Napoli? Sono 5 miliardi, sono 5 milioni, insomma, quant'è il debito del Comune di Napoli e perché non si riesce a trovare adesso un candidato, la sinistra non riesce a trovare un candidato, vista questa preoccupazione del dissesto? Ma la ringrazio molto di questa domanda perché evidentemente c'è qualcuno che ha deciso, e per me sta molto bene, di fare campagna elettorale con menzogne e sulla pelle dei napoletani. Allora, lei mi chiede la sintesi, io cercherò di essere molto sintetico, ma anche nello stesso tempo mi auguro efficace. Il debito del Comune di Napoli non è, come dicono Manfredi e De Luca, 5 miliardi, ma oscilla intorno ai 2,6 e 2,7. È un debito inferiore al comune di Torino, è un debito inferiore al comune di Milano, è un debito ingiusto che non ha contratto De Magistris né la sua giunta, ma che purtroppo il popolo napoletano eredita
dal terremoto dell'80, ve lo ci ricordate tutti, il terremoto dell'80 quando De Magistris aveva 13 anni, quindi non penso che sono il responsabile di quel debito. E poi l'emergenza rifiuti, di cui anche i bambini sanno, i responsabili sono quelli che hanno governato in quel periodo, che è lo stesso partito di Manfredi e di De Luca. Detto questo, nessun parlamentare, nessun governante, compreso De Luca quando stava al governo, compreso Manfredi quando stava al governo, compreso altri quando stavano al governo e al Parlamento, si sono mai interessati del debito ingiusto. Lei lo ricorderà, come lo ricorderanno tante telespettatrici e telespettatori di Televomero. Noi abbiamo fatto manifestazioni a Roma come a Napoli sul debito ingiusto, mai nessuno ci ha calcolato, come se il problema non era loro. Ora lo scoprono in campagna elettorale, che il problema non solo di Napoli, ma della gran parte dei comuni d'Italia è il debito ingiusto. Detto questo, veniamo ai 10 anni. I 10 anni di amministrazione De Magistris hanno fatto sì che i governi che si sono succeduti hanno fatto solo per il comune di Napoli una sforbiciata di 1.600.000.000, più leggi che hanno consentito ai governi, che hanno impedito ai comuni di assumere, che hanno impedito ai comuni di fare tante operazioni. E non vado oltre perché lei giustamente mi ha detto di essere nei tempi. Quindi, detto questo, se non ci fossero state queste leggi, noi avremmo addirittura annullato il disavanzo e saremmo potuti addirittura rientrare dal piano di riequilibrio che il governo e i parlamenti ci hanno impedito di fare. Noi nel 2013 abbiamo firmato un patto con il governo che noi abbiamo mantenuto, mentre governi e Parlamento nel corso degli anni hanno più volte cambiato le leggi. Nonostante questo, mentre quando c'era la Iervolino c'erano oltre 10.000 dipendenti, io adesso ne ho circa 5.000. E mentre all'epoca c'erano i consulenti esterni, i dirigenti esterni, ci stavano tanti denari, ci consegnarono la città praticamente in dissesto e con i rifiuti al primo piano. Noi oggi, senza soldi, con la metà dei dipendenti, senza il sostegno da parte di nessuno, men che mai di De Luca alla regione, che ci avrebbe anche potuto sostenere in questi mesi, consegniamo una città con le partecipate tutte in equilibrio e con i conti in regola. Avendo stabilizzato tutti i lavoratori socialmente utili, non aver licenziato nessuno, avendo fatto entrare dei giovani senza l'emergenza rifiuti, una città prima per cultura e turismo, prima che ci fosse la pandemia, con una dignità morale che prima non aveva. Quindi, se qualcuno adesso ha paura, parliamoci chiaramente, di fare il sindaco di Napoli perché non ama questa città lanciando il cuore oltre l'ostacolo o perché si fa i calcoli, non lo può fare il sindaco, amici miei. Fare il sindaco significa responsabilità penali, erariali, civili. Si lavora, se vuoi farlo in maniera seria, mai meno di 14 ore al giorno. Hai un sacco di problemi in te. Ci vuole passione e amore. Se non l'avete, statevene a casa. Non fate il sindaco, non è arte vostra. Però non ve la prendete con qualcuno, perché se ci volete sfidare sui conti, lo facciamo pubblicamente, come sta facendo la dottoressa Consol. Siamo disponibili a qualsiasi chiarimento e purtroppo vi faremo fare delle brutte figure. Quindi, insomma, il candidato non si riesce a trovare evidentemente per altri motivi. Sì, insomma, questo è ovvio, si discute ancora. Manfredi ha detto no, però potrebbe diventare sì. Fico ha detto no, rimango a fare il presidente della Camera. Mi sembra al momento forse quello che più è stato, diciamo, certo nella sua decisione. Ovviamente, come abbiamo detto tante volte, la politica ci insegna che può cambiare tutto immediatamente, però abbiamo un candidato certo del centrodestra che ha ufficializzato la candidatura, che è il procuratore Maresca, che scende in campo chiaramente per il centrodestra, oltre naturalmente al suo candidato Alessandra Clemente, che cercherà di portare a casa una prosecuzione dell'amministrazione in qualche modo De Magistris, e abbiamo poi Antonio Bassolino che si candida indipendentemente dal suo partito. Io innanzitutto vorrei dare onore a in particolare Alessandra Clemente e Antonio Bassolino, che comunque stanno là, ci mettono la faccia, non fanno calcoli e sicuramente amano Napoli più di quelli che avevano le strade spianate, che, come dire, avevano partiti forti alle spalle, potevano giocarsene. Evidentemente è venuto il braccino, no? Come si dice per i tennisti, si sono messi un po' paura di che significa amministrare e vorrebbero, come dire, amministrare con i tappeti d'oro e con le casse piene. Guarda caso, però, in questi anni si sono girati dall'altra parte. Bell'amore che avete avuto per Napoli e per i napoletani. Poi Alessandra non è la candidatura di De Magistris, attenzione, Alessandra esprime una doppia caratteristica. È sicuramente un elemento di continuità con la
con il lavoro che abbiamo fatto, perché è un'assessora che ho fortemente voluto, che da 8 anni sta qui nella giunta di Napoli, ma rappresenta anche una sua figura, una sua peculiarità, è una ragazza, è giovane, è donna, quindi si apre una fase nuova, continuità e innovazione. Bassolino, dopo 70 anni, ha superato i 70 anni, intende candidarsi, io ci porto rispetto, avversario politico, chiaramente, ma come si fa con gli avversari di cui si nutre rispetto, si dicono le cose buone e le cose cattive. Maresca, adesso sappiamo, dopo mesi che aveva già fatto campagna elettorale con la toga addosso, che finalmente sembrerebbe essere il candidato, quindi questo è uno scenario. Quindi quando ci fanno le domande, lei ha prima detto la sinistra non trova il candidato, i candidati ci sono, sono Clemente, Bassolini e Maresca. Punto. La domanda che io faccio a questi che non riescono a trovare un candidato, mi rispondete per favore pubblicamente, perché Alessandra Clemente non va bene al Partito Democratico, al Movimento 5 Stelle? Ma per curiosità, non perché io voglia fare un Sindaco, accordo, non riesco a capire. le chiedo una cosa, se Alessandra Clemente non l'avesse proposta lei, poteva essere il sindaco ideale, il candidato ideale a sindaco? Ma non l'avrebbero mai proposta, perché purtroppo loro sono gli stessi 10 anni fa. Quando persero le elezioni 10 anni fa, Orlando, l'attuale ministro, che era il commissario del PD, riconobbe la sconfitta e fece una bella intervista, perché sa, finalmente è l'occasione perché il partito ha pigliato una bella scoppola e si rinnoverà. Perfetto, belle parole, belle intenzioni, bei propositi. Siamo arrivati al 2016 e si sono candidati allo stesso modo nel 2016, 2011 e hanno avuto una mazzata forse ancora peggiore di quella del 2008. Adesso si ripropongono con lo stesso schema e non riescono a trovare un candidato. Cioè, allora io mi chiedo, appunto, Alessandra Clemente mi dà fastidio perché l'ha proposta De Magistris. Vabbè, ma De Magistris, che ormai sta per concludere il suo mandato e tra l'altro risulta essere il sindaco che più a lungo dall'Ottocento è stato sindaco di Napoli, va in Calabria. Vincerà probabilmente le elezioni in Calabria e farà da presidente della Regione Calabria una grande, come dire, alleanza con tutti gli altri luoghi del sud, a cominciare da Napoli. Quindi se il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno un'allergia per questa donna giovane, magari forse gli elettori e gli elettrici non sarebbero così contrari, visto che non avete trovato un altro candidato. E qualcuno mi può dire, Luigi, ma tu però così te la canti e te la suoni perché l'hai indicata tu. No, perché ho detto anche in questi giorni che per esempio Roberto Fico, così come Alessandra, potevano essere potenziali candidati da unire. Roberto Fico è sicuramente una persona che ha elementi, come dire, di vicinanza alla sensibilità che possiamo avere oltre me, molti di noi. Roberto si è tirato indietro, non l'ha voluto fare. Ma andranno alla ricerca del prossimo candidato, vedremo chi proporranno, però l'obiettivo è sempre non vedere in casa loro, il problema è De Magistris, come dice De Luca, non si trova un sindaco perché ci sono i debiti del comune di Napoli. Ma dove state a vivere? Quei debiti vengono proprio dalla stagione vostra e non avete fatto nulla per eliminare, anzi, in questi anni avete fatto di tutto per farci crollare, perché voi dei napoletani non ve ne importa niente, ve ne importa solo del vostro interesse personale e di bottega politica. Sindaco, due domande prima di salutarci. Vogliono coinvolgerla nelle primarie per quanto riguarda la Calabria. Lei chiaramente, insomma, va dritto per la sua strada, dice io mi presento come candidato civico, non voglio partecipare alle primarie. Secondo lei riuscirà a raccogliere comunque un consenso così largo, così come è stata l'esperienza, a Napoli, in Calabria? Ma certo, ma che senso ha proporre a Luigi De Magistris le primarie da parte del Partito Democratico? Io non sono un candidato del Partito Democratico, non sono un candidato di centrosinistra, ancora non l'avete capito. Cioè, noi ci presentiamo in Calabria con una coalizione civica, larga, plurale, forte, molto più diffusa di quello che potete pensare, ma parla anche alle elettrici e agli elettori del centrodestra. È un referendum quello che si farà in Calabria. Volete il sistema? Con tutte le compromissioni, un sistema che non riesce a garantire diritti, che spesso è colluso con l'andrangheta, che è intriso di malaffare, o volete che finalmente la periferia d'Europa, la regione più a sud d'Italia, dopo la Sicilia che è un'isola, sia governata da persone con le mani pulite, che sanno come governare e rilanciare quella terra così bella? Che senso ha le primarie? Ma non riesco a capire soprattutto alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle. Vi state, come dire, mettendo anche voi a braccetto di un partito che ha responsabilità enormi nel governo della Regione Calabria. Se ancora siete un pochino
come quelli che per anni avete gridato al vento, onestà, onestà e cambiamento, venite nel polo civico, venite nella coalizione civica. E noi questo stiamo provando a costruire. Le primarie, se le facessero loro all'interno del loro partito, io rispetto di tutti i partiti, ma non me lo chiedete più perché io non faccio parte del vostro schieramento, sono alternativo al vostro schieramento. Sindaco, lei per fare questa campagna elettorale, nel momento in cui mancheranno 45 giorni alle elezioni, potrebbe decidere, almeno stamattina questo ha dichiarato ad una radio, che di dimettersi da sindaco di Napoli per poter fare la campagna elettorale più liberamente. Sappiamo che non c'è incompatibilità, giuridicamente parlando. Ma guardi, io ho risposto a una trasmissione che è anche molto ironica, satirica, è molto piacevole, umoristica, un giorno da pecora, che giustamente mi ha fatto una domanda. Allora, lei l'ha detto correttamente, non ci sta nessuna forma di incompatibilità, quindi è una decisione personale che devo prendere, ovviamente mettendo al centro mai se gli interessi personali, ma quelli pubblici, che sono da una parte la carica di sindaco di Napoli e dall'altra quella di candidato alla presidenza della Regione Calabria. Allora, prima che si ufficializzano le candidature, non ci penso proprio a dimettermi, quindi da qui, come dire, diciamo circa fino a Ferragosto, un problema che non si pone proprio. Dopo, se lei mi chiede nuovamente di ritornare su questa cosa, io dentro di me penso più no che sì nelle dimissioni, perché gli ultimi 40 giorni io ho la sensibilità di non esercitare una vera e propria campagna elettorale da sindaco perché non sarebbe corretto. Quindi noi dovremmo garantire l'ordinaria amministrazione e io progressivamente andrò a fare poi la campagna elettorale in Calabria. Se invece dovesse venire anche per 30-40 giorni una persona terza, potrebbe avere anche dei problemi magari a firmare una carta, a non sapere nemmeno come si fa l'ordinaria amministrazione. Quindi deciderò alla fine. Ma con molta tranquillità, cioè non può essere questo un tema politico, perché quando mancheranno 30-40 giorni è una decisione più personale, alla fine istituzionale e personale, che di tipo politico. Quindi fino a Ferragosto andiamo avanti così e poi decidiamo. Certo, tra l'altro parliamo di una regione diversa, per cui insomma, diventa anche relativa, diciamo, la deontologia della scelta di non dimettersi o meno, insomma, non, Ma sì, ma anzi, se posso dire, probabilmente forse è meno gradevole sul piano politico se io facessi proprio una campagna elettorale allo spasimo a Napoli, no? Utilizzando il ruolo di sindaco. Quindi se io rimango come sindaco a gestire giusto l'ordinaria amministrazione, politicamente spendendomi, soprattutto in quella competizione in cui sono candidato personalmente, credo che sia la cosa più corretta. Poi farò una valutazione anche con gli assessori, con gli altri, decideremo insieme con molta serenità. Non escludo però, e lo confermo, che quando inizia la vera e propria campagna elettorale, cioè appunto a fine agosto, dopo Ferragosto, possa anche io valutare alla fine di lasciare e dedicarmi completamente alla Calabria. a che punto stanno i conti per quanto riguarda l'approvazione del bilancio? Qual è la situazione? Insomma, questa norma salva comuni arriva? E dobbiamo aspettare un po', abbiamo forti rassicurazioni da parte del governo, credo che ci sarà un intervento importante che vale per tutti i comuni d'Italia, quindi non è un salva Napoli, l'ho detto più volte, c'è la giusta sensibilità all'interno del governo, ma il bilancio se ne parla in estate, quindi per ora siamo lontani dall'obiettivo perché abbiamo avuto il rinvio della presentazione sia del bilancio di previsione che del rendiconto. Perché ricordiamo comunque ai nostri telespettatori che è un bilancio che si doveva approvare perché c'è stata la proroga per quanto riguarda le elezioni, perché voi i vostri bilanci della vostra Esatto. amministrazione li avevate già approvati, per cui vi siete trovati insomma con questa Esatto. necessità, ma indipendentemente chiaramente dal vostro lavoro e da ciò che avete portato avanti. Beh, questa è una giusta precisazione, perché in realtà il nostro lavoro politico, istituzionale, di bilancio finanziario era stato programmato fino a giugno, come giusto che sia. All'improvviso, per la pandemia, ci hanno chiesto di continuare a fare dei conti dove nel frattempo ci avevano tolto altri soldi e la Corte Costituzionale ha pure bocciato una norma, non dei comuni, e non ha bocciato i comuni, ma ha bocciato una norma del governo. E qua appunto ritorno sul fatto che qualcuno capziosamente sta utilizzando in mala fede tutto questo, quando invece basta ascoltare il presidente dei comuni d'Italia, che non è un alleato di De Magistris, che ricostruisce esattamente le cose come le stiamo ricostruendo noi.
Quindi io credo che purtroppo ci siamo trovati anche per la pandemia, anche noi sindaci in estrema difficoltà, e adesso dobbiamo provare a fare quest'estate un bilancio tra mille difficoltà, ma credo in un rapporto di corretta collaborazione tra comuni, governo e Parlamento, una soluzione in qualche modo la si troverà. Sindaco, noi la ringraziamo, la salutiamo, salutiamo tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito anche questa sera. Naturalmente speriamo quanto prima di averla in presenza, come sempre. Arrivederci e buon lavoro. Sono d'accordo, buona serata e buon lavoro.